Ciao Wagyu e bentornati sul canale. Oggi vi parlo dei Jabra Elite 4 Active. Appena presentati al CES di Las Vegas, questi nuovi auricolari di Jabra costano al lancio 119 euro e hanno come target quegli utenti che hanno bisogno di un paio di auricolari che li accompagnino durante le attività sportive. Abbiamo quindi un design minimale ed un ottimo fit che permette agli Elite 4 Active di rimanere ben saldi durante qualsiasi situazione. La certificazione IP57 per garantirne la durabilità, la cancellazione attiva del rumore per un maggiore isolamento oppure la modalità trasparenza per mantenere viva l'attenzione. Auricolari e case, come da tradizione Jabra, arrivano con un ottimo rapporto peso-dimensioni. Ogni auricolare pesa infatti 5 grammi e tutto il pacchetto rimane sotto i 50 grammi. In confezione, oltre al cavo di ricarica di tipo C, ci sono anche tre paia di gommini di diverse misure. Ad occuparsi dell'esperienza d'ascolto abbiamo due driver da 6 mm che si avvalgono della collaborazione di codec aptX ed SBC. Manca invece la AC, che rende meno appetibile questo modello per gli utenti Apple. Per la stabilità del segnale, invece, abbiamo il Bluetooth 5.2. Manca il sensore di prossimità. Anche da questo punto di vista si sente che Jabra mira chi vuole pomparsi per bene durante l'esercizio fisico e lo fa con un'equalizzazione di base con frequenze basse più pronunciate del solito. Tutto questo va a vantaggio di determinati generi, lasciando un po' indietro quelli più complessi, anche se grazie all'equalizzatore dell'app Jabra Sound basterà ritoccare un po' la curva per ottenere buoni risultati anche con quelli. E parlo principalmente del metal e dei vari sottogeneri, che altrimenti risultano un poco troppo impastati. Tutti gli altri generi, compreso anche il rock, rock alternativo e simili, godono di un'ottima botta e una buona spazialità, con frequenze medie e alte ben riprodotte. In sintesi, se cercate un paio di auricolari per darvi la carica prima, durante e dopo l'esercizio fisico, i Jabra Elite 4 Active possono sicuramente essere presi in considerazione. Sia la cancellazione attiva del rumore che la modalità trasparenza lavorano bene e sono ad un livello adeguato per la fascia di prezzo. La cancellazione attiva del rumore certo non è ai massimi livelli del mercato, ma lavora bene non solo in ambienti chiusi, ma anche in esterna, dove riuscirà a bloccare la maggior parte delle frequenze basse e lascerà trasparire solo un po' di quelle alte. Buongiorno. Buongiorno, ciao Aglione. Senti, ciao, buongiorno Claudio. Questo è un test di chiamata con le Jabra Elite 4 Active. Sono sul mio terrazzo e c'è un po' di vento. Come mi sento? Come se stessi in casa, chiuso dentro, senza cuffie. Ok, perfetto. E perfetto. L'unica cosa, proprio perché sono enfatizzati gli alti, ogni tanto si sente un po' robotico. Ok. Proprio su qualche picco. Perfetto, ok, ti saluto che passa un ambiente un poco più silenzioso. Ciao Aglione. Ciao Claudio, buongiorno. Ciao, allora senti, sono sempre con le Jabra Elite 4 Active, però adesso sono nel mio studietto e... Ho anche la NC attivo, anche se penso che non si senta assolutamente niente in questo momento. Zero proprio, sento solo il volume un po' più alto. Vabbè, quello forse è perché non deve attutire praticamente niente, penso sia per quello. Sì, ho pensato anch'io la stessa cosa. Ok, per il resto? E per il resto uguale a prima, molto marcati gli alti, guarda, adesso ancora più di prima, e la voce un po' artefatta, per il resto però è limpido, chiaro, si sente bene, si riesce a capire le parole correttamente, non c'è problema. Perfetto, ok. Senti, allora io adesso scendo e ci risentiamo da Piazza Carità. Va bene, a dopo. Ok, a tra poco. Ciao, Cla. Ciao, Wagyu. Buongiorno, Claudio, rieccoci. Ciao, allora, sono magicamente arrivato a Piazza Carità. Come al solito, traffico, persone, poco vento però stavolta. E soprattutto sono con la mascherina, ovviamente. Sei anche con la mascherina. Sto anche con la mascherina. Per me potresti essere anche in biblioteca e praticamente sentire la stessa cosa. Quindi suppongo che la soppressione funzioni bene.
Zero, Claudio, non sento nulla, nessuno, né voci, né macchine, Ma né davvero? clacson. Sì, zero, non No, sento nulla. clacson. Però mi fa piacere perché c'è gente. Insomma, spero di riuscire a far capire un po' il contesto dal video. Guarda, soltanto proprio mentre parli, forse che ovviamente devi attivare il microfono per prendere la tua voce, leggermente parlato sotto, ma proprio cioè se devo fare attenzione, altrimenti sei in biblioteca, non sento assolutamente nulla. Provo anche a muovermi un po' così mi avvicino un po' di più dove c'è la strada e vediamo un po'. Dimmi un po', io sto sul ciglio della strada in pratica, sto camminando in mezzo alle persone. Sento soltanto, te l'ho detto, il chiacchiericcio. Ecco, adesso un clacson. Quello l'ho sentito pure È l'unica cosa che ho sentito, per il resto niente. io. Ok. Un po' di chiacchiericcio sotto ogni tanto, guarda, ma proprio a tratti. Va buono, va buono. Senti, allora ti ringrazio e adesso stoppo il video e ci vediamo per le conclusioni. Ciao, Va ciao, buono. io. Ciao Claudio, ciao ragazzi. Come avete potuto sentire dai test, ancora una volta Jabra rilascia degli auricolari che funzionano molto bene anche per le chiamate, nonostante il loro focus sia quello dell'esercizio fisico. I controlli durante chiamata e riproduzione vengono gestiti attraverso le superfici esterne degli auricolari, non sono touch. Sotto il logo Jabra, infatti, sono nascosti dei veri e propri pulsanti. Di base io preferisco questo tipo di soluzione, soprattutto in inverno, così posso utilizzare i comandi anche quando indosso un cappello. I pulsanti però, almeno durante queste prime settimane di utilizzo, hanno bisogno di una certa pressione che potrebbe dar fastidio alle orecchie più sensibili, facendo entrare un po' di più il gommino nell'orecchio. Dettagli a parte, i controlli sono completi e potremmo gestire la navigazione tra le tracce, volume, ANC, modalità trasparenza ed assistente vocale, con un semplice schema che prevede singola, doppia, tripla e pressione continua. Gli Jabra Elite 4 Active sono promossi anche dal punto di vista dell'autonomia. Abbiamo 7 ore circa per ricarica e grazie al case ne abbiamo 3 aggiuntive, quindi raggiungiamo circa le 28 ore. Questo con un volume a circa il 75-80%. Tenendole sempre al massimo perdiamo circa un tre quarti d'ora di autonomia e con ANC sempre attivo poco più di un'oretta. In ogni caso i valori restano ottimi. Jabra ha sfornato ancora una volta un ottimo prodotto, con un prezzo a fuoco sin dal lancio. E considerando poi che spesso questi auricolari vanno in sconto su Amazon o addirittura su Amazon Warehouse, potremmo addirittura pagarli molto meno di 100 euro se acquistati al momento giusto. Quindi se cercate un paio di auricolari per fare sport, ma non solo, teneteli d'occhio. Io li consiglio. Io sono Cla, qui da Napoli è tutto. Ciao, voglio.